Mattinata di passione per i pendolari di Napoli e provincia a causa dello sciopero di 4 ore dei trasporti pubblici indetto dalle sigle di categoria di CGL, CISL, UIL e UGL. Molteplici i motivi della protesta, dai mancati investimenti nazionali a problemi specifici che interessano i lavoratori delle realtà locali. Secondo i dati dell'azienda napoletana Mobilità, un autobus su 3 è rimasto in deposito. Difficoltà anche per le linee metropolitane. Dalle 9 alle 13 blocco totale per la linea 1 e la linea 6 e per tutte le funicolari cittadine. Complici il caldo, le esigenze lavorative e di svago e il nuovo assetto urbanistico, i cittadini per questa volta non hanno solidarizzato con la protesta. Questo sciopero, anche se crediamo che sia una cosa inutile, visto che comunque crea solo disagi, non possiamo andare a mare, non possiamo andare da nessuna parte, sono solo alcuni pullman che ci possono portare da qualche parte. Siamo arrabbiatissimi perché c'è stata un'adesione totale dello sciopero, in quanto sulla Licola c'è stato un incidente mortale e praticamente tutti i pullman che venivano da Mondragone stanno tornando tutti quanti al deposito, in quanto non arrivano fino a qua e quindi hanno aderito la maggior parte tutti quanti allo sciopero e noi dobbiamo aspettare l'una per tornare a casa. Senza avvertire non c'è... Perché non hanno avvisato a nessuno, perché altrimenti uno non veniva, cioè invece ci hanno fatto arrivare fin qua, stiamo aspettando, non ci danno una risposta. È un disagio per tutti i cittadini, io adesso ho posato la macchina, voglio prendere un pullman perché a Napoli centro con la macchina non se ne parla proprio. E tra 2 settimane previsti nuovi disagi con i sindacati che hanno proclamato un'ulteriore giornata di mobilitazione per il 20 luglio.